Allora ragazzi, siamo qui con il padre di Zuma e Faith Zuma, che è un giocatore per i Faith, appunto, pro player ovviamente. Il padre è italiano, quindi sta capendo tutto quello che sto dicendo e faremo alcune domande sia a Zuma che anche al padre, insomma, perché è un'occasione piuttosto unica. Quindi partiamo subito. Che effetto fa avere un figlio famoso a livello internazionale? Tutto grazie a un videogioco. Senti, io ti posso dire che sono molto contento del lavoro che fa lui adesso. Anche sono contento di tutti i ragazzi che giocano. Però, come si dice, è un gioco pesante, diciamo. Sì. Pesante un gioco, capito? Però sono molto molto contento del mio figlio, capito? È un giocatore di forte, un giocatore proprio, è un giocatore che non dice mai no, è sempre disponibile. Ecco, capito? Certo. Sì. E poi i risultati parlano da sé, insomma, quindi. La seconda domanda è: com'è stata la tua reazione al sapere che l'impegno diventava sempre crescente per questa passione, immagino fosse all'inizio, che poteva poi sfociare in un vero e proprio lavoro, quello che hai tutti gli effetti? Sì, adesso lui si vuole spostare dalla casa, prendendo una casa alla Calabria, a California. Okay. E adesso è contento lui, perché anche tiene 20 anni, certo. E allora lui è una cosa, no, diciamo è una cosa dura pure per lui, perché se ne va anche prendendo la mamma, del mio figlio Francesco pure, anche di me, certo, capito? Certo. È un grande passaggio, capito? Però è lavoro, allora lui fare quello che deve fare, capito? Ok, benissimo. So now moving into English part. There's a topic that people barely understand, since they are not like players. And how important is to have like good friends and team members, like? And how do maybe roster changes affect the balance between the group that was previously formed? Being good friends with your teammates are really important. A lot of times people lose all the time and they really go to making changes rather than just going back and fixing those mistakes. Because when you make changes, you start right back from square one rather than just sticking it out with a team. You know how they play, so just grind and get better. And a lot of teams make that mistake, and I think that's what for us is. We've had our ups and our downs, and right after our downs, we just grinded and we went right back to the top. So just keep working hard. Never think you need to make changes at all times. Just grind it out, and then if something happens, you need to make a change, then you do it. But work hard with your team. Just find a good alchemy in between. Yeah, exactly. Chemistry. That's what it is. It's all about chemistry. What is it like for a player to have to change team? Like, what's the process? Player wants to change teams, he has to go through his owners, and obviously there's higher ups, and some players sign contracts here and there, so teams can't always leave if they want to leave. But usually if teammates don't get along or something, they just talk it out and then handle it as, you know, adults. But a solution. Yeah, exactly. What do you know about this event in particular? How do you keep composure and stay focused? Like, in events such like this one is huge, there's a lot on the line, and there are maybe technical issues that delay all the matches. So how do you keep focused and keep playing like the way it would have been? To stay focused, I try to just kind of zone everything out. I don't like to do much when I'm at events. I just watch the matches, zone everything out, think about my match, and just kind of focus up, listen to music. Just keep my mind on the prize. Well, that's it. Thank you very much for your time. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Grazie.